Buonasera gentili telespettatori e benvenuti ad una nuova edizione di Prima TG. Apriamo questo TG con la celebrazione internazionale della Giornata della Terra. È ormai una corsa contro il tempo in tutto il mondo per tagliare l'anidride carbonica e tentare di arrestare la febbre del pianeta. È questa la battaglia sollecitata dagli scienziati e che sembra ormai aver convinto politiche e finanza sulla necessità di cambiare registro nello sfruttamento delle risorse naturali e quindi dell'inquinamento. Altrimenti le minacce della stessa natura potrebbero portare a disastri, in primis ai paesi particolarmente esposti alle conseguenze del riscaldamento globale. È infatti il tema di quest'anno Restore Our Earth o Ripariamo la nostra terra. La Giornata Internazionale della Terra, o Earth Day, è l'evento mondiale che si tiene il 22 aprile per celebrare appunto il nostro pianeta. Però quest'anno, per la sua 51esima edizione, si sdoppia. Ai consueti eventi in tutto il mondo, organizzati da associazioni nazionali e coordinati dalle ONG statunitensi, EarthDay.org, si affianca un summit virtuale sul clima di 40 capi di Stato e di Governo, indetto proprio dal Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Fra gli invitati, i grandi della Terra, fra cui ci sono 17 paesi responsabili per l'80% delle emissioni di gas serra. Il cambiamento climatico è ormai il leitmotiv di big di ogni settore, che guardano al 2030 per abbassare il tasso di inquinamento e al 2050 per azzerarlo. A fare il punto anche il Premier Draghi. Innanzitutto volevo ringraziare il Presidente Biden. Il suo è un totale cambio di politica sull'ambiente e abbiamo fiducia sul fatto che insieme possiamo vincere questa sfida. L'Italia è un paese bellissimo ma molto fragile. La battaglia per il cambiamento climatico è una battaglia per la nostra storia e per il nostro paesaggio. Ci dedicheremo alla sostenibilità e allo stesso tempo avremo un approccio multilaterale. Domani, come tutti i venerdì, il Ministero della Salute assegnerà i colori pandemici alle varie regioni, che scatteranno però da lunedì. Dall'analisi dei numeri e della curva epidemiologica sembra quasi certo il passaggio in zona gialla di Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria e Veneto. A queste, come detto, si aggiungono Trentino ed Alto Adige. Il totale quindi sarebbe di ben 12 territori nella fascia di rischio basso. La principale novità sarà la possibilità di spostamento senza necessità di carta o pass verde che certifichi la vaccinazione, guarigione o tampone negativo. Resta però il limite di un solo spostamento al giorno per andare a trovare parenti e amici sempre tra le 5 e le 22, in massimo 4 persone, oltre ai minorenni. In bilico però la Toscana, i cui dati però registrano dei miglioramenti. L'incidenza dei casi è attualmente a quota 187 e l'indice RT dovrebbe essere sceso sotto l'1, in base al monitoraggio della settimana scorsa che era 1.01. Restano ancora al limite i ricoveri in ospedale, anche se sembra essere iniziata una fase di discesa. Per quanto riguarda invece Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Campania, queste resterebbero in zona arancione. La Campania ha un'incidenza di 230 casi ogni 100.000 abitanti e un indice RT ancora vicino a 1, anche se ieri il rapporto positivi e tamponi era sceso sotto al 10%. Misure ancora di massima restrizione per Sardegna e Valle d'Aosta che dovrebbero restare in zona rossa. Stesso discorso anche per la Puglia che vede comunque ridursi l'incidenza dei casi. Ieri infatti si era a 230 casi su 100.000 abitanti. Passiamo dunque al consueto bollettino di contagi Covid in Italia. Sono 16.232 i nuovi casi su 364.804 tamponi. I deceduti solo nelle ultime 24 ore sono 360. I dati del Ministero della Salute registrano un calo delle terapie intensive a meno 55 e dei ricoveri ordinari a meno 690. Per quanto riguarda il tasso di positività, questo si attesta al 4,4%. In Campania invece sono 1.912 i positivi del giorno, di cui 1.353 asintomatici e 559 sintomatici. I tamponi effettuati sono stati 20.078, di cui 6.912 antigenici. I deceduti invece sono 26, di cui 22 deceduti nelle ultime 48 ore e 4 deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. I guariti invece sono 1.753. Passando quindi al report posti letto su base regionale che prevede 656 posti di letto di terapia intensiva disponibili, gli occupati sono 143. Mentre i posti letto di degenza disponibili, che come noto sono 3.160, gli occupati sono 1.541.
L'unità di crisi regionale ha comunicato che è in corso la consegna di 250.000 card per l'attestazione di avvenuta vaccinazione ai cittadini campani, che hanno completato quindi la somministrazione delle doppie dosi. Ai possessori sarà consentita quindi la piena mobilità. Entro il mese di maggio l'obiettivo è quello di consegnare 1 milione di card e di utilizzare tale certificazione per rilanciare anche interi settori economici, in particolare quello turistico, tra cui cinema, teatri, musei e ristoranti. Dal 27 al 29 aprile arriveranno a livello nazionale oltre 2 milioni e mezzo di dosi e poi dal 30 aprile fino al 4 o 5 maggio quasi 2,6 milioni di dosi. Per maggio sono molto positivo perché le stime mi danno oltre 15 milioni. A dirlo è stato il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, parlando a Matera proprio all'interno di un centro vaccinale. La campagna, poi aggiunto, va avanti e procede in maniera regolare. Sono oltre 16 milioni le dosi di vaccini somministrate in Italia e in base ai dati del report del governo aggiornato a questa mattina sono stati inoculati 16.271.272 dosi, mentre sono 4.773.616 gli italiani che hanno concluso il ciclo vaccinale ricevendo anche la seconda dose. Complessivamente dunque sono stati distribuiti 19.700.240 dosi. Le regioni hanno a disposizione quasi 3,5 milioni di dosi. Prosegue il piano vaccinale a Napoli e a Somma Vesuviana con il nuovissimo polo inaugurato proprio lunedì. Ascoltiamo il punto del dottor Pasquale Fornaro che illustra la sala d'emergenza e del vice direttore della Caritas di Nola, Raffaele Cerciello. Questa è la sala emergenza se è necessario dopo una vaccinazione ci sia o una reazione allergica o un malessere del paziente o anche uno shock anafilattico, abbiamo tutta l'attrezzatura necessaria per riprendere il paziente, dal defibrillatore ai farmaci, di ogni tipo di farmaco che ci può essere utile. Abbiamo tutto l'occorrente qua, un infermiere specializzato anche per queste procedure, il tutto coordinato dalla caposala Tufani. Quindi per qualsiasi forma di emergenza o allergia abbiamo tutto l'occorrente per riprendere il paziente. Speriamo che non ci sia bisogno, però siamo pronti. Le postazioni di distanziamento ci sono 3 accettazioni per l'anamnesi, ci sono 2 punti di somministrazione del vaccino, tutto secondo le norme previste dal regolamento. Questo centro, che è il secondo che la Curia mette a disposizione per il territorio, altro non è che il pragmatizzare del nostro motto stare nella storia con amore. Come Chiesa ci sentiamo di realmente abitare questo momento di grande fragilità, non solo sanitaria ma anche sociale, in questo modo mettendo le risorse che abbiamo a disposizione dei territori. Questo percorso nasce da un'intesa con la direzione sanitaria dell'ASL, nasce da un'interlocuzione con le autorità dell'amministrazione pubblica, nasce soprattutto da un incontro con la dottoressa Tavella che ha saputo pragmatizzare. Io desidero ringraziarla perché ieri con noi era qui a lavorare, praticamente a spostare cose. Realmente quando si è in questo stile dove tutti mettono qualcosa oltre anche la propria funzione è realmente una bella opera, ne può solo beneficiare la comunità. La Procura di Genova ha chiuso le indagini per il crollo del Ponte Morandi, il viadotto autostradale della A10 collassato il 14 agosto 2018 e che aveva causato la morte di ben 43 persone. In queste ore la Guardia di Finanza sta notificando gli avvisi agli indagati. L'inchiesta è durata quasi 3 anni, nel corso dei quali sono stati fatti 2 incidenti probatori, uno sullo stato di salute del viadotto e uno sulle cause vere e proprie del crollo, che si è chiuso a fine febbraio. I pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno, insieme all'aggiunto Paolo Dovidio, avevano indagato 71 persone, più le 2 società ASPI e SPEA che si occupavano di manutenzione, tra ex vertici e tecnici delle aziende, ex e attuali dirigenti e tecnici del Ministero delle Infrastrutture e del Provveditorato.
Passiamo alla cronaca. È stata individuata e smantellata un'organizzazione criminale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, unitamente al Servizio Centrale Investigativo di Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza e ai Nuclei Operativi Ecologici dei Carabinieri di Bari e Pescara e con l'ausilio di un elicottero della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Bari. Il Tribunale di Bari, sezione GIP, ha disposto l'applicazione di 6 misure cautelari personali nei confronti degli appartenenti ad una strutturata organizzazione criminale operante tra Campania, Puglia e Abruzzo e dedita al traffico e allo smaltimento illecito in aree e depositi non autorizzati di ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi che dovevano essere conferiti in discarica. Nello specifico, i rifiuti misti, classificabili come scarti della raccolta differenziata, i cosiddetti fine nastro, sono stati scaricati e ammassati in capannoni industriali oppure accatastati in un'area recintata con muri alti oltre 4 metri, allo scopo di evitare che la discarica abusiva fosse visibile dalla pubblica strada. Il quadro indiziario che si è andato delineando nel corso delle indagini ha permesso di scoprire l'esistenza di un'abituale e sistematica illecita movimentazione di rifiuti speciali derivanti dallo scarto della raccolta dei rifiuti solidi urbani provenienti dalla Campania, finalizzata ad un loro smaltimento in discariche abusive e hanno determinato quindi il subentro nella direzione delle indagini della competente Procura distrettuale antimafia di Bari. Ci spostiamo ora a Caserta con il consueto aggiornamento sulla pandemia da Covid-19. Nel report di giovedì 22 aprile sono 244 i positivi al coronavirus, cui si aggiungono 250 guariti e 4 deceduti. I test processati sono stati 3.042 per un tasso di incidenza in discesa di un punto in percentuale e si attesta all'8,02%. Nel saldo complessivo, lieve discesa di 10 positivi sul territorio. Per quanto riguarda le singole città, Caserta scende sotto i 500 casi attivi e ne fa registrare 495, seguita da Marcianise con 449 e Maddaloni con 366. La polizia ha arrestato in Italia il complice dell'autore dell'attentato terroristico commesso in Francia, a Nizza, il 14 luglio del 2016. L'uomo in questione si chiama Hendry Erlezi, albanese, ed è stato arrestato a Sparanise, in provincia di Caserta. Erlezi, 28 anni, di origine albanese, era destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità francesi in quanto ritenuto responsabile di aver fornito le armi all'autore della strage, Boulel. Il giovane è stato individuato dagli agenti della Digos di Napoli e di Caserta, coordinati dalla Procura di Napoli, grazie alle informazioni raccolte dall'antiterrorismo, ed è stato poi fermato per strada a Sparanise, dove si trovava con un bambino, probabilmente il figlio, avuto dalla compagna con cui vive ed altri connazionali. Gli investigatori della Polizia di Stato mantengono ancora uno stretto riservo perché le indagini continuano per accertare la rete di fiancheggiatori che ha protetto il 28enne. Si sa che l'albanese era arrivato nel casertano da non molto tempo e aveva cercato di confondersi nella folta comunità del uso paese stanziata a Sparanise. La sua presenza nuova sul territorio è stata però notata dagli investigatori della Digos della Questura di Caserta, guidati da Enzo Vitale, che passano costantemente al setaccio tutti i punti sensibili dove i presunti terroristi possono lasciare le loro tracce, dalle moschee ai money transfer alle stazioni ferroviarie. Con l'ok unanime del Consiglio all'istituzione del canone unico di concessione ai regolamenti sull'occupazione di suolo pubblico, impianti pubblicitari e sul commercio di aree pubbliche, mettiamo in ordine i settori che in alcuni casi da decenni avevano assoluta necessità di aggiornamento e ammodernamento. Lo ha detto il sindaco Carlo Marino commentando l'approvazione in Consiglio Comunale della delibera proposta dall'assessore alle attività produttive Emiliano Casale sul regolamento per applicazione canone patrimoniale di concessione, esame ed approvazione, regolamenti comunali, piano generale degli impianti pubblicitari, occupazione suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e canone aree mercatali. Procedure più chiare e veloci per le occupazioni di suolo pubblico, ha aggiunto l'assessore Emiliano Casale, ma anche modalità e tipologie concordate con la soprintendenza per garantire il massimo decoro anche nelle zone vincolate dal centro storico, a partire dal Corso Trieste.
Sulla principale arteria cittadina intendiamo supportare le attività commerciali che potranno così sviluppare i propri spazi esterni con arredi leggeri in maniera armonica e ordinata. Abbiamo inoltre codificato le occupazioni nelle piazze cittadine e garantito nuovi spazi anche alle attività artigianali. Per quanto riguarda gli impianti pubblicitari, ha poi proseguito Casale, aggiorniamo uno strumento vecchio ormai di 20 anni che non rispondeva più alle esigenze attuali. Regolamentiamo impianti digitali di ultima generazione come video wall, paline e pensiline moderne alle fermate dei mezzi pubblici, le coperture pubblicitarie dei ponteggi per i lavori edili e le facciate. Ma soprattutto eliminiamo l'arredo urbano pubblicitario caotico che si è accumulato negli anni, garantendo ovunque il transito a pedoni e disabili, ha poi concluso. Noi invece concludiamo con il calcio, poiché non ha alcuna intenzione di mollare la presa e mediare il presidente della UEFA, Ceferin, che non perde occasione per attaccare ancora una volta il presidente della Juventus, Agnelli, per il suo comportamento. Forti le parole in un'intervista ai media sloveni. Io troppo ingenuo alle promesse di Agnelli? Potrei essere stato ingenuo, ma dico sempre che è meglio essere ingenuo che bugiardo. Sabato ho ricevuto chiamate da 5 dei 12 club. Mi hanno detto che avrebbero firmato. Allora ho chiamato Agnelli e mi ha detto che non era vero, che era tutto inventato. Gli ho risposto che saremmo potuti uscire con una dichiarazione pubblica. Mi ha detto perfetto, prepara una bozza. Quando l'ha vista ha detto che non gli piaceva molto, che l'avrebbe cambiata e mi avrebbe richiamato. Ma non ha più chiamato e ha spento il telefono, ha aggiunto Ceferin. Secondo me non c'è mai stata una Superliga, era un tentativo di stabilire una lega dei ricchi che non seguisse alcun sistema, senza regole e meritocrazia. Ci hanno tutti sottovalutato. È tipico delle persone che sono per lo più circondate da chi annuisce e dice loro di essere il migliore, il più bello e il più intelligente. Probabilmente hanno sottovalutato me e l'intera situazione. Mi sorprende che non lo avessero capito. Ora mi aspetto che in futuro nessuno nel mondo del calcio mi sottovaluti, ha poi concluso Ceferin. Era questa la nostra ultima notizia. Come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci.